Cari amici, bentrovati. Ringraziamo il carissimo Don Simone che ci ha accompagnati nel cammino pasquale, soprattutto nell'insistenza che ha posto in modo quasi metodico sul valore dei sacramenti. Ecco, mi pare di potermi introdurre così, dopo avere contemplato, cioè essere diventati partecipi dei grandi misteri della vita del Signore Gesù, anche se l'anno liturgico, intendiamoci, ha ancora molto da dirci intorno alla vita pubblica del Signore. La Chiesa però qui ci fa fare una sosta, perché siamo dinanzi a due domeniche che dobbiamo cogliere con l'occhio della fede in profondità per fare nostri i due misteri principali della fede cristiana. Si tratta di due misteri che delineano l'essere e il vivere cristiano. Oggi, Domenica della Santissima Trinità, siamo chiamati ad abitare il mistero di Dio, che è unità di natura e trinità di persone, e soprattutto scoprire che siamo parte della sua vita e che la Trinità Misericordia abita in noi. Domenica prossima invece saremo chiamati ad accogliere Gesù che si è incarnato, ha patito, è morto ed è risorto per la nostra salvezza. È il mistero che celebriamo nell'Eucarestia ed è il mistero che ci rende partecipi della stessa vita trinitaria. Andrei Sinyavsky, un dissidente russo, ebbe a scrivere: smettiamola di insistere sull'uomo, è l'ora di pensare a Dio. Per non fomentare uno scontro di tipo ideologico che ha segnato buona parte della teologia e della spensierata pastorale post-conciliare, mi piace rifarmi all'insegnamento di un grande di nome Eliseo Ruffini, il quale, insegnandoci e appassionandoci alla teologia dogmatica, sottolineava: ricordatevi sempre che ogni affermazione su Dio è anche una affermazione sull'uomo. Tutto quello che si dice di Dio va ricondotto all'uomo. E allora proviamo a percorrere le scritture di questa domenica proprio con questa peculiare attenzione. Ascoltiamo col cuore, con l'animo disponibile, con la determinazione a camminare con il Signore, quello che il Vangelo di questa domenica ha da dirci. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Abbiamo sentito che Gesù affida una missione, la affida a dei credenti fragili, pronti sì all'adorazione e insieme segnati dal dubbio. E la missione consiste nel portare al mondo la vita della Trinità, con il dono del battesimo e con l'insegnamento del Vangelo. Unica garanzia di questa missione sono le parole di Gesù: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. A ciascuno di noi è affidata dal giorno del battesimo la missione di portare
in noi e nella testimonianza cristiana la vita della Trinità e il Vangelo di Gesù. Ciascuno di noi accoglie e vive la presenza di Gesù quale garanzia per l'adempimento della missione che gli è affidata. Senza Gesù in me non c'è vita cristiana, non c'è missione. Gesù in me è la presenza della Trinità che vive la mia vita e mi avvolge nella sua. È Gesù stesso a garantirci che viviamo nella Trinità misericordia. Vorrei fare un passo qui alla prima lettura, dove, se ascoltiamo con attenzione, siamo invitati a renderci conto che la paternità di Dio e il suo amore misericordioso ci propongono due realtà decisive. La prima, la paternità di Dio ci offre una relazione, gli idoli invece ci chiedono una sottomissione. La seconda, la paternità di Dio si manifesta dentro la storia e si manifesta attraverso la nostra storia. Vedete, gli idoli non sono interessati a sporcarsi le mani dentro la storia, semplicemente non sono interessati alla storia. La relazione che Dio ci offre e la sua presenza dentro la storia degli uomini conduce a una conclusione imprescindibile. La sentiamo forte nella prima lettura. Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio, lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, non ve n'è altro. Ecco, nella seconda lettura invece abbiamo sentito che lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. Cioè lo Spirito Santo anima e rende consapevoli di quello che siamo per Dio e ci guida nella storia al compimento di Dio. La presenza di Gesù che ci introduce nella vita trinitaria, l'abbiamo sentito nel Vangelo, l'azione del Padre che ci offre una relazione e guida la storia di tutti noi, lo ascoltiamo nella prima lettura, lo Spirito Santo che attesta e anima il nostro essere figli agli occhi di Dio e per Dio, sentiremo così la seconda lettura, vengono a dirci che non possiamo vivere senza godere dell'abbraccio della Trinità misericordia. Un caro saluto a tutti voi, una buona domenica e viviamo nella gioia di appartenere alla Trinità Santa. Thank you.